Inaugurata a Certaldo e in mostra fino al 9 gennaio, un'esposizione dedicata alla beata Giulia dell'Arena. Sono passati 700 anni dalla nascita, datata 1319, di uno dei personaggi più importanti della storia certaldina. La mostra chiude così un anno di celebrazioni ed iniziative e ricostruisce il rapporto tra fedeli, istituzioni, luoghi e pratiche religiose sviluppatosi intorno al culto della beata. La mostra nasce da un'idea relativa a come celebrare al meglio questa beata locale, perché intorno a questa beata già da una decina d'anni Sabina Spannocchi raccoglie informazioni nelle varie biblioteche e negli archivi della Toscana. Quindi c'era molto materiale per poter proseguire gli studi e quindi in occasione del 700° anno dalla nascita e dalla beatificazione, il Comitato per le Celebrazioni ha deciso di lavorare ad una mostra sulla beata e sulle testimonianze artistiche a lei dedicate. Si tratta di un percorso espositivo diffuso che si snoda nel Museo di Arte Sacra, nella Cella della Beata, nella Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, fino alla Prepositura di San Tommaso Apostolo nel Paese Basso. La mostra parte da Palazzo Pretorio, dove dopo una piccola sala che illustra, diciamo, la biografia della Beata e diciamo, le testimonianze della vita e dell'approvazione del culto della Beata, c'è una sala con dei pannelli espositivi che illustrano i percorsi della mostra, ma ci tengo a sottolineare che la mostra veramente interessa tutto il paese di Certaldo, a testimonianza proprio, diciamo così, della presenza di Beata Giulia sia nella parte alta che nella parte bassa. I pannelli espositivi mostrano appunto il legame di Beata Giulia proposto con Giovanni Boccaccio, la situazione della chiesa dei Santi Jacopo e Michele al tempo di Beata Giulia, ma anche nei secoli successivi. Poi vedrete sempre nel Palazzo Pretorio alcuni restauri preziosi, importantissimi, come quelli legati alla cappella dedicata a Beata Giulia alla metà dell'Ottocento, e ancora un recupero preziosissimo, davvero prestigioso, che è un paliotto che mancava da oltre 15 anni di Certaldo, che dopo il restauro è tornato qui. Prosegue la mostra chiaramente nella chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, dove c'è l'urna della Beata, e ancora nel museo, dove si conservano dei reliquiari preziosissimi, a partire proprio dal busto reliquiario della Beata della metà del 600 e non ultimo la cella della Beata Giulia. Sarà possibile vedere opere d'arte, arredi sacri, oggetti liturgici, pannelli storico-descrittivi. Un viaggio lungo 7 secoli di culto e di relazioni con lo sviluppo storico, antropologico e culturale del territorio. La mostra, frutto di un lavoro di ricerca condotto da Alessandro Bagnoli, Patrizia Laporta, Sabina Spannocchi, è stata realizzata dalla Prepositura di San Tommaso Apostolo con il contributo del Comune di Certaldo, il patrocinio dell'Arcidiocesi di Firenze, la Regione Toscana, la Soprintendenza ABAP di Firenze, l'Università di Firenze e la Società Storica della Valdelsa e l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. È l'ultimo evento delle celebrazioni della Beata Giulia, un anno di grande collaborazione fra la parrocchia di San Tommaso e l'amministrazione comunale di Certaldo, in quanto la Beata Giulia rappresenta un valore estremamente importante per la fede di tanti concittadini, ma è allo stesso tempo un'esperienza culturale, storica del nostro territorio che ha forgiato le nostre radici medievali e la comunità di Certaldo. Una collaborazione che è stata sicuramente importante, che confluisce anche in questa mostra dove sono esposti restauri di grande importanza, opere religiose legate al culto della Beata Giulia di profondo valore, quindi un ringraziamento alla parrocchia, ai curatori della mostra, importanti storici che hanno collaborato nel nostro territorio e a tutti coloro che hanno ideato e collaborato affinché anche a Palazzo Pretorio ci fosse un'altra grande mostra di qualità, questa volta ancor più legata a quella che è la storia, la tradizione, la cultura e le radici di questo borgo medievale. Sul sito del Comune di Certaldo sono presenti tutte le informazioni relative agli orari e alla modalità di accesso.